Lo sviluppo di nuovi farmaci derivanti da prodotti naturali è al centro dell'intensa attività del gruppo di ricerca NEANAT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Stamane, presso il Salone Caduti di Nassiria del Consiglio regionale della Campania, l'incontro con due aziende, Eli Lilly e AstraZeneca, e la presentazione dei risultati delle attività del gruppo di ricerca, alla presenza, tra gli altri, del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano. Importanti risultati del gruppo di ricerca NEANAT e prospettive interessanti soprattutto. Ma prospettive interessanti perché noi come Consiglio regionale, in qualità di Presidente del Consiglio di questa regione, siamo, l'idea come è venuta? È venuta da che ci hanno invitato a un convegno dove abbiamo capito l'importanza soprattutto sulla ricerca che si sta portando avanti sui prodotti vegetali. E rispetto a tale cosa noi dobbiamo fare in modo che queste eccellenze che abbiamo in questo settore stanno lavorando e si stanno impegnando tanto, noi dobbiamo fare in modo che non vanno via dalla nostra regione, soprattutto dal nostro paese. Quindi il ruolo nostro è quello di fungere da raccordo fra chi deve produrre questi prodotti e chi sta studiando affinché questi prodotti diventino sempre più di attualità. L'incontro di oggi risulta essere dunque fondamentale da questo punto di vista. Ma noi ce l'auguriamo, il nostro ruolo, il ruolo delle istituzioni deve essere, come dicevo prima, quello di raccordo, da mettere insieme intorno a un tavolo le persone e i soggetti interessati a questi tipi di progetto. Questo l'abbiamo fatto, noi ci auguriamo che poi questo sia l'inizio di un percorso importante, di un percorso che porta risultati positivi. Un'attenzione particolare è stata rivolta al progetto Nat Pharma, che ha aperto tra l'altro interessanti prospettive sull'utilizzo delle sostanze naturali per la produzione di farmaci. A guidare il gruppo di ricerca è il professore Ernesto Fattorusso, direttore del Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali. Io parlerò oggi di tre molecole che sono tra le ultime su cui noi ci stiamo dedicando, una che ha un'attività antitumorale che abbiamo isolato da una ciglia raccolta nel Mar Tirreno, e altre due sostanze raccolte da spugne raccolte nel Mar dei Caraibi, una con un'attività, un'interessante attività sul sistema immunitario, e un'altra che è un ottimo antimalarico, ottimo soprattutto perché è attivo contro i ceppi di plasmodio resistenti alla clorochina, attualmente il problema della malaria che diciamo, è responsabile della morte di 2 milioni di persone al mondo, molti dei quali bambini. Il problema fondamentale è che sono selezionati dei ceppi di plasmodio in varie zone del mondo che sono resistenti alla clorochina, che per tanto tempo è stato il farmaco più importante per combattere la malaria, e la nostra molecola è attivo anche contro i ceppi resistenti